Ah, vero, qua sotto. Ci stavamo espandendo. Fare troppe cose contemporaneamente, poi me le dimentico. Bene. Ok, questo qua è il primo distretto. Ovviamente dobbiamo rimettere sempre le solite cose, quindi la piazza. Che mettiamo qua. Poi ci mettiamo una bella taverna. Qua, una casa dietro. Quindi un cottage, magari. Non vorrei che sia troppo vicino questo carbonaio. Vediamo se è arrivato qualcuno a cui possiamo comprare qualcosa. Yes, 75, te le compro tutte. Bene, così. Non hanno abbattuto l'albero, per qualche ragione. E magari, al 6, just magari, un mercato. Qua. Panettiere? Magari? Fianco al mercato? Ma sì. E un pozzo a fianco al panettiere. Strada. E strada. Benissimo. Quindi adesso abbiamo 800 posti letto. Su un centinaio in più. Not bad. E dobbiamo ancora costruire qua le mura. Bene. Quindi abbiamo la noria con tanto di bacino idrico. Ok, benissimo. Qua sopra dovete rimuovere questi alberi, così da poterci mettere un acquedotto. Non ho pietra in arrivo per qualche ragione. Ok, ora sta tornando. Sì, ma comunque non abbastanza velocemente. Ok, bene. Stavo pensando, potrei farlo passare qua fuori e poi tirare dritto. Tanto la connessione di qua c'è già. Tanto che... Oh, è tanta pietra. E noi non la produciamo tutta sta pietra. Lavoratori ce n'è anche. Depositi solo due cave possono supportare. È un peccato. È un peccato perché a me la pietra serve. Quella lì è pietra inutilizzabile. Vediamo se abbiamo prodotto abbastanza armamenti. Yes! Yes. Allora, facciamo degli spadaccini. Possiamo farlo anche qua? Sì, e le facciamo entrambe. Fantastico, quindi è il momento di fare degli accessi per le mura. Quanti ne devo fare? Così immagino. Ah, ok, sì. Facciamo uno qua, ne facciamo uno qua, così ogni tanto sulle mura. Qua, va bene. Qua. Qua, va bene. Nella nuova zona io ci metterei anche una bella chiesa, perché servono. Il gioco mi ha insegnato che praticamente servono sempre le chiese. Per qualche ragione. Troppo vicino ad un covo di lupi. Vabbè, il covo di lupi lo possiamo far distruggere appunto dagli spadaccini, se non erro. Torre degli arcieri. Sì, una e due e una balista in mezzo. Ok. Nuova zona, cosa sto facendo? Quello era un Picasso di strade. Pestilenza. Rip. Chiesa. Ne piazziamo una qua. Va bene. E dall'altra parte mettiamo invece l'ospedale. Perché ci servono sempre queste strutture. Altro che possiamo mettere? Una fontana grande, insomma, non starebbe male. Con magari vicini dei giardini. Yes. Andata.
È arrivato un mercante. Benissimo. Vediamo un po'. 56, te la compro tutta. Io cosa ti vendo? 300 di cibo te li vendo, decisamente. Oh, guardate un po', è servita l'ultima tesoreria, decisamente. No, ok. Ah, ok. Cosa stanno facendo esattamente? Ah, io posso comandare dove andare? No way. No way. Ah, il covo di lupi è andato. Sì, il covo di lupi è andato. Fantastico. Sono velocissime queste truppe. Attaccate. No way, dai, è fantastico. Dio, ci stanno anche prendendo. Bene. Quindi se io ad esempio vi dico andate, boh, che ne so, qua sopra, poi ci andate e basta. Yes, ci vanno e basta. Quindi ipoteticamente posso mettere le truppe dove mi pare, in attesa praticamente. Bene. Quindi adesso, ah no, qua è sterile e basta. Ok, quindi non ci si può fare nulla. A meno che non serve un bacino idrico. Proviamo a mettercelo. Eh sì, serve proprio per irrigare. Quindi ipoteticamente se mettessi, che ne so, qua un bacino idrico, funzionerebbe da irrigazione dappertutto. E quindi potrei ipoteticamente irrigare anche questa zona. Benissimo. Cosa che direi facciamo allora. Ottimo. A parte che sembra che abbiano gli spasmi. Però va bene. I guess. Ok, come state messi voi? Salute esercito. 31 su 31. Benissimo. Ah no, sono loro che hanno combattuto. 130 su 130. Ok, ma quindi mi state dicendo che mi serve un armaiolo praticamente. Vediamo un attimo cos'è che produce. Attualmente in produzione armamenti e tools. Manca carbone. Oh, mannaggia. Carbonai. Abbiamo pochi carbonai. Dov'è il problema? Non me ne ero accorto. Abbiamo pochi carbonai. E ne mettiamo uno qua e un altro qua ancora. E va bene così. Poi ho messo questo, no, non il guardaboschi, il deposito. È strapieno di, ah no, ok, è solo pieno di legno. Ok, allora, di qua quindi siamo protetti. Cibo ce n'è, soldi ce n'è, pietra manca. Pietra manca vorrebbe dire forzare un'espansione per cercare la pietra. Bene così, tempo che arriva la pietra, 400 ne stiamo spendendo. Va bene, prossimo attacco di vichinghi, bene, bene, voglio vedere proprio come si comporta il nuovo esercito, perché glielo mandiamo subito contro, anzi vediamo se, peccato, non abbiamo ancora abbastanza armamenti. Troppo lontano o non disponibile. Piccolo deposito. Me lo fai fare? Vediamo se glielo portano. Perché a questo punto un fabbro andava messo più vicino. A saperlo però. Dai, che stanno arrivando i vichinghi. Fa niente. Fa niente, ormai è troppo tardi. Adesso stanno lavorando, però, i minatori. Ok, stiamo di nuovo accumulando pietra. E attaccano i vichinghi.
Ok, da dove? Una, due, tre, quattro. Sono due, quattro, sei squadre più un troll. No, buoni. No, buoni. Buoni tutti. Dov'è il mio esercito? Venite qua. Anche voi. Qua. Devo vedere dove andranno. Da dove sbarcano. Quel troll butta giù le... Oh mannaggia, butta giù le mura. Non me ne frega niente degli altri, il troll deve morire. Ok. Da dove passi? Di lì. Vediamo se passano di qua, molto probabile. Lo scopriremo subito. Quali sono gli spadaccini? Allora, voi siete arcieri, quindi potete stare anche lontani. Però voi no, voi dovete attaccare. Bene così. L'altro se ne occuperanno le difese. Via sul troll. Fantastico. Buttatelo giù, buttatelo giù, buttatelo giù. Dai, da bravi. Fantastico andata. Uccisore di orchi. Ah, è un orco, non un troll. Arcieri, seguite il combattimento. No! Hanno ammazzato l'esercito. Rip. Hanno combattuto con forza. Non ci credo. Abbiamo stravinto, ragazzi. Infatti, le navi se ne stanno andando. Ottimo. Abbiamo visto quali sono le potenze e le debolezze dell'esercito. E vi devo dire che in realtà l'esercito mi ha più che stupito, perché sono stati fantastici. Abbiamo anche quasi finito l'acquedotto. È arrivato un mercante? Cos'hai? Tutta. La compro tutta. Vediamo 250 quanto mi costerebbe. Troppo. Però 100 le posso comprare. Così come 30. Andata. Almeno sapete cosa facciamo. Andiamo subito a preparare un'altra squadra di spadaccini. Anche uno di arcieri. Fantastico. Abbiamo fatto anche qua. Direi che a questo punto possiamo espandere anche la strada e sfruttare come prossimo obiettivo la zona qua fuori. Quindi, ora tu dimmi, non è collegato ad una noria? Va bene, perché tecnicamente manca ancora il collegamento, lo capisco. No, è andato via. Peccato. C'è un drago in arrivo? C'è un drago in arrivo. Un solo drago, però. No, sono due. Quello è grosso. Oh, piano, ti prego, parliamone. Quello fa danni. Questo fa danni, ragazzi. Oh, Cristo. Vi prego, distruggetelo. Sì, distruggetelo, uccidetelo. Dio mio, quanti danni. Però uno l'hanno ucciso. Ok. Un drago l'hanno ucciso. E quell'altro non l'hanno. Non l'hanno ucciso. Spadaccini. Ok. Va bene. Venite qua. Come voi venite qua. E voi venite qua. Ora però dobbiamo ricostruire tutto perché qua hanno fatto uno schifo, davvero. Ma non c'è una struttura che lo fa in automatico. Muratore, ripara le strutture danneggiate con la pietra. Can you, please?
Sì, qua hanno fatto uno schifo, comunque. C'è quel drago lì che abbiamo visto essere enorme. A parte che stava scendendo. E quindi, not bad. Però dobbiamo mettere anche delle difese all'interno della città per far sì che se ci passano sopra non siamo totalmente scoperti. Ok, ci siamo. Il muratore l'hanno fatto. In funzione, va bene. E non ci credo, abbiamo di nuovo quasi finito lo spazio. E deve essere su una terra irrigata vicino a un bacino. Non ci stavo pensando. Quindi devo mettere anche qua un bacino idrico, immagino. Bacino idrico qua, va benissimo. E fammi indovinare, ne serve uno anche qua. Come forza idrica insufficiente? Cosa vuol dire? Che cos'è la forza idrica prima di tutto? Troppo lontano? Devo mettere su un'altra noria, quindi mi stai dicendo. Troppo vicino ad una noria esistente. Bene. E la metto qua. Ci metto anche l'acquedotto e tutto il necessario. E lo colleghiamo a questo bacino idrico. Chi? E poi immagino che anche questo abbia bisogno di un bacino idrico. Quindi fatemelo mettere qua. Bacino idrico, ok. E un altro bacino idrico qua invece. Ah no, lo stanno già costruendo, meno male. Ah, perché l'acqua arriva solo fin qua. Capito. Quindi se mettessi ipoteticamente un bacino idrico, magari qua, non sarebbe male. What about it? Va bene, va bene. Per fortuna abbiamo abbastanza pietra. Vediamo se questa noria qua funziona. Mi sa di no, purtroppo, e credo quindi che ne dovremmo mettere su un'altra. Però in quel caso la faremmo partire da qua. Anzi, sapete cosa? Io nel dubbio ce la metto già. Deve essere costruita in acque poco profonde, quindi l'oceano non va bene. Da, aggiungerei. Questa sarebbe troppo vicina ad un'altra. E proviamo, provo a rimuovere questi alberi. Vediamo se ci sta un'altra noria. Tutto qua stanno per concludere. Ci sta, va bene, ce l'abbiamo messa quindi. Dobbiamo collegare qua così. Quello che non capisco è se il bacino idrico è collegato. Non è collegato. Quindi abbiamo raggiunto di nuovo il massimo di capacità per le persone. E a questo punto non me la sento semplicemente di costruire ancora qua. Ok, abbiamo un'altra noria che in realtà non è collegata perché manca ancora. Ok, va bene. Whatever. Ne abbiamo un'altra in costruzione. Quindi speriamo bene. Ok, la felicità c'è e va bene. Cioè, adesso è calata ancora di più. Deve essere vicino a un bacino. Ma io non capisco, cioè, questa noria quindi non sta funzionando. Cioè, non ci arriva fino qua, che non capisco. Ok, ora ci arriva parecchio anche. Aspetto che questa qua sia costruita. Però non ci arriva fino qua. Ma proprio no. Quindi a sto punto devo sfruttare questa zona qua. Ok, vediamo se magari con l'aggiunta di questa noria aiuta.
Ma sicuramente non arriverà alla fine, cioè non arriverà altro bacino idrico. In attesa di quattro pietre. Cioè stiamo sfruttando parecchio, questo lago. È arrivata vicino al bacino idrico. Ci è andato molto vicino, ma non. Ma nulla. A questo punto, scusate, ma sono davvero disperato. E io le faccio costruire tre qua. E sicuro queste tre basteranno. Dobbiamo accumulare un po' di pietra. Ancora magari siamo fortunati e questo mercante ne ha 62. Bene. Vediamo cosa possiamo vendere noi. Lo vendo tutto. Così come il ferro, ti vendo tutto. Bene così. 200 di pietra. Not bad. Prima di costruire la strada voglio dare priorità all'acquedotto. Che so già sarà difficile da tirare su perché non abbiamo questa produzione di pietra così ampia. Inoltre tra poco arriveranno di nuovo i vichinghi, però stavolta abbiamo un piccolo esercito. Piccolo, non esattamente piccolo. Ok. Ci siamo quasi. Queste norie ci vorrà un po' prima che vengano costruite. Però siamo già al primo livello, al livello della prima. Poi arriviamo alla seconda, alla terza dovremmo teoricamente esserci. Dovremmo avere abbastanza forza idrica, come definisce il gioco, per arrivare dappertutto, teoricamente. E via, la prima noria c'è. Adesso, mentre mi riconcentro al volo su il cibo, non è irrigato perché non ha acqua questo bacino idrico, vero, my bad, e arrivano i vichinghi. Da dove? Da laggiù, mio Dio, sono tantissimi. Quella lì è una catapulta, oh mannaggia. Speriamo bene, si vede che c'è un moltiplicatore di difficoltà comunque. Ok. Speriamo bene. Speriamo attacchino sempre dallo stesso punto pure. No, mi sa di no. Bravi, bravi lupi. Bravi lupi, fate danno. Non mi interessa se l'esercito muore, so che è una cosa brutta da dire, però non mi interessa perché non voglio che entrino in città. Ci manca solo quello. Pensavo di aver visto una catapulta. Se vanno a destra, noi partiamo. Sì, vanno a destra. Ok, allora. Voi. Vediamo se riesco a selezionarli tutti. Venite qua. No, 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 venite. Ok, andate sopra le mura. No, rimanete qua, rimanete qua. Date supporto assolutamente. Benissimo. Non ci credo che mi è morto già un. Mi è già morta una parte di esercito. Ah no, ok, non è morta, bene. Però lo sarà presto. Ok, da bravi. Fuori dalle palle. No, non ci credo. Ho selezionato anche. Selezionato anche lui che non doveva essere selezionato. Vai e immolati per la causa. Va benissimo ora. Poi seguite le mura, arrivate qua. Voi due, andate ad attaccare.
Bene, abbiamo sconfitto i vichinghi. Così parrebbe. Beh, se ne stanno andando. Benissimo, è stato uno scontro sofferto. Risistemiamo le truppe per vedere l'estensione del danno. Ok, però tra poco arriverà anche un drago. Quello sarà ancora più problematico. Vediamo se possiamo comprare. Ehi, nope. Va bene così. Ok. Il danno c'è. E si vede. 31, 31, 31, ok. 13 di 130, 114 di 130. C'è un bel danno. Spero aumenti però la salute di nuovo. Comunque, parlavamo di acquedotti. Perfetto, abbiamo sistemato praticamente. Priorità massima direi proprio ai costruttori. I vichinghi non stanno invadendo, se ne stanno andando. Questa sì, era comunque una catapulta. E sta arrivando il drago. Ok, abbiamo la prima noria che fa funzionare i bagni pubblici. Ottimo. Le altre due dovrebbero semplicemente farci sistemare tutto il resto. Benissimo, aggiungerei benissimo. Possiamo magari concentrarci su... Non saprei, costruire ancora un po' di zone residenziali. Però prima voglio vedere costruite queste norie. È molto importante che vengano costruite. Un'altra squadra. Bene. Benissimo, anzi. I draghi arrivano. Ok, mi interessa lui. E quindi... 1, 2, 3, sopra le mura. No, 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 andate veloci. Inseguite il drago. Oh, Dio, che bordello. Niente. No, sta facendo un casino dell'anima. Vi prego, uccidetelo perlomeno. Non l'hanno nemmeno ucciso. E quell'incendio sta facendo danni seri. Oh. Questo è stato pesante. Molto pesante. Oh, tantissimo, guardate qua che l'estensione del danno. Dobbiamo ricostruire. Non c'è un... C'è il comando ricostruisci bene. Ok, altri danni fatti? Pare di no. Meno male. Felicità altissima. Va bene, vediamo di affossarla subito allora. Qua ci sta mettendo un po'. Arcieri? Sì, arcieri. Quindi adesso abbiamo 4 battaglioni di arcieri e 3 di spadaccini. La mettiamo in produzione anche questa. Però direi che a questo punto, dato che le norie sono collegate, siamo a capacità massima in realtà, quindi direi che per ora ci diamo un attimo una calmata. La felicità è molto alta così come le nostre tasse. Però abbiamo soldi a palate in arrivo. Perché effettivamente stanno arrivando un botto di soldi. Tant'è che metto subito giù non una ma bensì due altre tesorerie. Ok. Direi che posso terminare qua questo episodio che è già parecchio parecchio lungo. Vi ringrazio davvero tantissimo per avermi seguito. Vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate di questi progressi. E come al solito, se avete dei consigli, lasciatemeli qua sotto nei commenti che sono molto molto apprezzati. Io vi ringrazio ancora per la visione. Sono Gold e noi ci vediamo con il prossimo video. Bye bye!